La Corte d'Appello di Roma scrive un nuovo capitolo nella disputa lessicale e non solo della formula genitore 1 e genitore 2 e lo fa modificando un decreto del Ministero dell'Interno del 2019 sottolineando che non va applicata la dicitura genitori o altra dicitura che corrisponda al genere del genitore come padre e madre. Tutto questo nasce da istanze ben precise. La Corte d'Appello di Milano si è allineata alla giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale, le quali hanno affermato che la gestazione per altri non è una pratica da approvare perché lede la dignità della donna. Nel caso in cui vi sia certamente da tutelare il minore, il nato, ma questo non può avvenire attraverso la rilevanza della genitorialità intenzionale, non può avvenire attribuendo la doppia maternità o doppia paternità al minore, ma occorre sempre una valutazione del giudice dell'effettivo interesse del nato. Il quesito era nato da una coppia di mamme che si era rivolta prima al TAR del Lazio e poi al Tribunale di Roma, chiedendo l'emissione di un documento di identità che rispecchi la reale composizione della loro famiglia. Già in primo grado il Tribunale aveva accolto la richiesta, dichiarando di fatto illegittimo il decreto, in quanto il documento emesso integra gli estremi materiali del reato di falso ideologico commesso dal pubblico ufficiale in atto pubblico. Tutto questo non per affermare un nuovo diritto di paternità o di maternità, ma per proteggere i minori. Credo che questa sia una linea di protezione del minore e di affermazione di principi che riguardano la dignità della persona. Nessun rilievo dunque all'intenzione genitoriale, in attesa di una legge che faccia chiarezza sulla questione.